Buon anno nuovo, ben ritrovati sul canale di Gerundio Presente. Come sempre, cominciamo l'annata, il 2020, con i listoni. Ci guardiamo alle spalle e decidiamo cosa ci è piaciuto di più dell'annata appena conclusa. Quindi, questi a seguire sono i 10 libri che più mi sono piaciuti tra quelli letti nel 2019. Occhio, non i migliori, quelli che mi sono piaciuti di più, quelli che hanno incontrato di più il mio gusto e che mi ricordo di più e con più piacere. E non necessariamente migliore e piaciuto di più sono due categorie che si sovrappongono sempre perfettamente. Come al solito sono 10, come al solito ho letto una quarantina completate di letture, ma ne ho spiluccate molte di più per lavoro. Diciamo che 10 titoli su un totale di 40 sono un quarto, quindi un po' tanto, quindi non sono tutti assolutamente imperdibili. Quelli proprio che vi consiglio super caldamente sono quelli in cima alla classifica, però magari in base al vostro gusto anche nelle parti basse potrete trovare qualcosa di interessante. Quella che vedete alle mie spalle è la pigna dei libri che ho in edizione fisica, vi farò vedere, gli altri li faremo apparire con i magici poteri della post-produzione. Quindi adesso mi decentro al volo per far apparire la prima copertina, perché alla posizione numero 10 c'è... Ah! È stupendo perché lo sto facendo, ma in realtà non c'è niente. Adesso invece c'è Witchmark di C.L. Polk. È un romanzo di ambientazione fantastica, c'è la magia. Siamo in una sorta di versione alternativa del Regno Unito, che poi in realtà si scopre che non è il Regno Unito. Il world building non è proprio il suo forte. E a dire la verità, ripensando a questo titolo, mi vengono in mente tanti difetti. Il fatto che, per esempio, non bisogna fissare con troppa attenzione, troppo intelletto la costruzione, perché in alcune parti è molto debole, ho appena accennata. Il fatto che la caratterizzazione dei personaggi è al di fuori dei due protagonisti, che sono un medico che esercita in segreto la magia perché potrebbe venire perseguitato, alcune sue caratteristiche magiche, e diciamo un affascinante sfaccendato che lo incontra per caso mentre il medico sta soccorrendo un uomo che sta per morire e ha chiesto esplicitamente di incontrarlo, e gli rivela qualcosa di importante. Ecco, questi due sono i protagonisti. Ovviamente la loro relazione professionale amicale si evolverà man mano nel libro. Loro sono molto ben caratterizzati, il resto un pochino meno. Diciamo che manca di concretezza in alcune parti. Ha dei grandissimi debiti, che può essere un pregio, ma magari anche un po' un difetto, dipende da cosa vi piace e da quanto valutate importante l'originalità in un romanzo da Arthur Conan Doyle. Loro praticamente sono il protagonista è il dottor Watson. Non c'è proprio uno Sherlock, però c'è questa intesa e chimica tra due persone molto diverse, e anche nel senso fangirlistico, e questo potrebbe essere un difetto. Non lo definirei queer, perché secondo me questo è proprio fangirlistico, cioè c'è una storia, una relazione che si evolve omoaffettiva con una punta di omoerotismo molto divertente, molto che scalda il cuore. L'ho letto nel momento giusto, avevo voglia di quella cosa lì e l'ho letta. Tendenzialmente però mi sento di promuoverlo ed è una delle letture a cui penso con più piacere, perché nel genere letteratura che sa un po' di fanfiction è scritto bene e poi è un esordio, e quindi già portare a casa così bene un primo libro è impressionante. Se non ricordo male, l'ho pubblicato Orbooks e gliel'ha fatto trasformare almeno in una trilogia. Non sono così d'accordo sotto questo punto di vista, perché non so se la polca la benzina per renderlo così concreto da andare avanti parecchi libri. Però sarei mediamente intenzionata a leggere anche il secondo, anche perché è una lettura molto scorrevole, molto bella, con questa ambientazione che è un po' magica, un po' steampunk. In questo giro siamo nel mondo delle fate, cioè non siamo, sappiamo che ci sono delle fate, però al punto di essere fate che sei un gran fico. E poi c'è una tipologia di persone che sanno utilizzare la magia e un'altra tipologia di persone che diciamo fa da riserva energetica magica. Non vi dico di più perché secondo me ci sono buone possibilità di leggerlo prossimamente in italiano, per il momento è inedito, e quindi magari nel caso poi ve ne faccio una recensione più mirata. E quindi perché l'ho inserito nella classifica? Perché mi è molto divertito leggerlo. Tra i libri leggerini, un po' fanfictionari, un po' queer di quest'anno, è uno di quelli che mi è piaciuto di più, e devo dire che ci sono libri molto più quotati. Tipo The Trail of Lightning, che è piaciuto tantissimo in campo SFF, cioè science fiction and fantasy, cioè il genere fantastico, fantascientifico su cui sapete io mi esercito molto ogni anno, che io ho trovato, che vuole essere molto più serio, che io ho trovato scritto molto peggio e molto più fangirlistico nel
senso peggiore della parola. Di questo ho molto apprezzato il fatto che i due protagonisti sono adulti e hanno una dimensione adulta realistica, non sono adulti che però si comportano da adolescenti. Mi è piaciuta molto la loro storia, il loro conoscersi, il loro incontrarsi. Ho amato molto la parte sulle biciclette, lei chiaramente è un'appassionata, mi viene da dire ciclista, però c'è anche ciclovatrice, ecco, bici d'epoca, e anche tutta la parte steampunkina, un po' retro con le manopole, tutti i congegni meccanici, adorabile. Mi è piaciuta anche l'escalation di colpi di scena e come la drammatizzazione arriva a compimento. Certo ha parecchie pecche, però diciamo, se dovessi scrivere una fascetta, direi è tipo Rainbow Rowell, ma davvero per adulti. Anche quel tono un po' malinconico, anche il fatto che il lavoro ti entra nella routine della vita, non so, ha un piglio un pochino più adulto come contesto, non come target di pubblico, va benissimo anche per i giovani. Quindi tutto sommato mi è piaciuto abbastanza da inserirlo nella classifica. Se per voi è quel tipo di romanzo che vi piace Rainbow Rowell, cos'è che avevo letto l'anno scorso che era molto su questo genere? Beh, devo dire che nel 2019 quasi tutta la roba SFF che ho letto, fantascientifica inglese statunitense, che quindi arriverà nei prossimi anni, ha tutta il tema queer e a volte cacciata dentro a forza malamente. Tipo un po' social justice, un po' fangirlismo, e devo dire che mi sto un po' stufando, e se lo dico io è una cosa gravissima. Però diciamo che in generale mi sono dilungata già troppo, mi è piaciuto abbastanza da metterlo in classifica. Se a voi piace questo genere di cose, l'ho già detto, leggetelo. Sto guardando perché non vorrei dimenticarvi in qualche posizione, conoscendomi è più che probabile. E alla posizione numero 9, Rullo di tamburi, ho il cartaceo, che ora reperirò. Ovviamente non li ho messi in ordine perché mi dava fastidio le grandezze differenti nella pigna. Le domestiche di Junichiro Tanizaki. Se me l'aveste chiesto quando l'ho letto, se l'avrei messo, mamma mia, ho avuto un momento di scompenso congiuntivo, una congiuntivite acuta, vi avrei detto assolutamente no, perché di questo autore giapponese che io amo tantissimo in quanto fosse l'autore più feticista che la storia abbia mai sfornato nel senso letterale del termine, cioè i suoi racconti che si intitolano Piedi, le turbe per i capelli, per i seni, per pratiche sadomasochiste. Junichiro è il top. Se mi aveste chiesto appunto se l'avrei messo a fine anno in classifica, avrei detto no, perché è un romanzo minore. Non ero neanche tanto sicura di volerlo leggere, l'avevo chiesto a Wanda per darci un'occhiata, per metterlo nell'uscita del mese, in un articolo che avevo scritto, e poi a un certo punto non so perché mi è venuta voglia di leggerlo, ho detto va bene dai, leggiamolo. E devo dire che è molto particolare, è uno degli ultimi romanzi di Junichiro Tanizaki e in un certo senso è il suo testamento spirituale. Ed essendo il suo testamento spirituale, è ricolmo di figure femminili molto sensuali, verso cui lui sfrutta la sua posizione di potere per ottenere dei favori sessuali. Nel libro si dice di no, ma tu capisci chiaramente che lui sta dicendo no per dire sì. Il protagonista in realtà non è lui, si chiama Chikura Raikichi ed è un capofamiglia di una famiglia non ricchissima ma abbastanza benestante, ad avere una pletora di domestiche e varie case, diciamo piccola aristocrazia giapponese. Il libro comincia negli anni 30 del Novecento e arriva fino al dopoguerra e non si sa quanto volontariamente, sarei curiosa di capirlo in questo senso, è una sorta di splendido affresco di come stia finendo il mondo di quell'aristocrazia che appunto utilizza le domestiche, le servette, le sguattere, e ha questo rapporto ambivalente un po' signorotto molto generoso che aiuta le sue domestiche, la sua servitù ad acculturarsi, però che la giudica dall'alto in basso, tipo dice, ah guarda, avrebbe una bella calligrafia, però è una contadinotta, non avrebbe mai potuto fare niente di meglio. E poi ha questo rapporto comunque ambiguo, non solo di natura sentimentale e sessuale, ma anche di natura di potere. Il libro comincia con Hatsu, se non ricordo male, che è una delle prime domestiche di cui si parla e una di quelle più fedeli, che è molto riservata, che esaudisce tutti i desideri del padrone di casa, che è molto sensuale, molto tranquilla, e pian piano fa tutta questa carrellata di domestiche, non necessariamente in ordine cronologico, che hanno tutte dei caratteri loro
E comunque lui, non nascondendosi il fatto di sfruttare la sua posizione, ne dà dei grandi ritratti umani molto belli, con tutti i loro difetti, tutte le loro pattugne, tutta la loro bellezza e sensualità più o meno consapevole. E sotto questo punto di vista è molto interessante. Ahimè, nella traduzione, che comunque è fatta benissimo di Gianluca Cuoci, che ci prova anche a rendere questa cosa, si perde un po' il valore linguistico di questo libro, perché viene riportato anche il modo di parlare, le parlate dialettali di queste domestiche, anche i suffissi onorifici o il linguaggio comune che utilizzano, e si vede proprio questo cambiamento linguistico insieme a quello culturale. Infatti, come vi dicevo, Atsu è la prima domestica di cui si parla, che è molto fedele, molto ligia al dovere. E pian piano le ragazze diventano sempre più insofferenti verso la servitù, sempre più pronte a mollare tutto e scappare con l'amante, sempre più, meno, diciamo, suddite psicologicamente del padrone, ma anzi capaci di rimetterlo al suo posto e di ammaliarlo con la loro sfrontatezza. E quindi, diciamo, un grande ritratto dell'ultimo momento di quel tipo di Giappone, consapevolissimo di essere arrivato al suo termine, diciamo che come Raikichi, in un certo senso è quasi un alter ego che si rivela ancora più ben pensato e profetico di quello che magari era l'intenzione dell'autore, si spegne poco prima che questo mondo scompaia del tutto, perché diciamo con gli anni 70 e soprattutto con gli anni 80 in Giappone questo tipo di realtà scompare completamente. È molto ironico e anche autoironico e se vi piace quella nota di Eros così, c'è tutto il pezzo in cui lui si fa schiacciare sotto i piedi della tipa, ma poi loro rispondono a lui anche per le rime, c'è cioè quella che non sa nulla della vita, quella che si è troppo sgamata. E c'è questa casa in cui c'è sempre una baraonda, la moglie, le figlie che litigano, gente che si prende delle malattie e sta malissimo, quella sonnambula che dà di matto di notte, quella che scappa con l'amante, la guerra fra le varie domestiche perché sono innamorate della stessa persona. In un certo qual modo, entrando nella sua ottica, risulta anche davvero molto divertente. E quindi, tutto sommato, a fine anno, tra i numerosi libri giapponesi che ho letto, di letteratura giapponese, vedete che ce n'è anche qualcun altro nella pigna, è uno di quelli che mi ha convinto di più. Non è quello da cui partirei di Junichiro Tanizaki. Però, se vi piace questo, diciamo, questo sorta di, possiamo dire, Downton Abbey alla buona giapponese, ve lo consiglio. Per la posizione numero 8, diciamo, vado un po' mainstream, un titolo di cui probabilmente avrete sentito parlare, sul cui autore sapete sicuramente più di me, perché sì, qui. La pista di ghiaccio è il primo libro che leggo di Roberto Bolaño. Questo autore cileno, che è famosissimo, tra l'altro so tutto il pistolotto iniziale quando ti presentano questo libro che è stato appena rilanciato da Adelphi, del fatto che è il suo primo romanzo, è molto giallo, non è poi così rappresentativo del suo stile in generale per capire veramente perché è così famoso, dovresti leggere altre cose. Ok, ho capito, avevo voglia di un giallo, anche qui me l'ero fatto mandare dalla casa editrice per il solito articolo mensile delle uscite e alla fine mi sono ritrovata a leggerlo. Mi è piaciuto molto, si nota notevole qualità letteraria, ma quello che mi è piaciuto di più sono stati i contrasti, le immagini. Non è che vi abbia conquistato in maniera sfrenata, però mi sono piaciute tantissimo queste immagini che mi sono rimaste impresse nella mente. Per esempio, questo contrasto del fatto che ci sia una pista di pattinaggio abusiva, che è il regalo, diciamo, il simbolo di un amore folle non ricambiato. Di un uomo che sa che sta rovinando la sua vita, ma ha questo amore così disperato che lo mantiene in vita. E poi ci sono dei personaggi femminili, qui decisamente simulacri, nessuno forse è una vera entità, vero e proprio personaggio, visti da vari punti di vista maschili che sono i protagonisti di questa vicenda, in cui teoricamente è un giallo, ma manca il cadavere per gran parte del romanzo. E diciamo c'è quella visione pessimista della vita. In contrasto con questo posto assolatissimo, e questo camping con quest'area turistica dove si svolge parte della vicenda e questa villa abbandonata ma lussureggiante e lussuosa in cui è nascosta la pista di pattinaggio. Sicuramente è uno di quei titoli che sono dovuta andare a cercare. Non è che mi è venuto subito in mente quando mi sono messa lì col mio blocco note e ho detto, sai che c'è, adesso buttiamo giù i 10 libri che mi sono piaciuti di più quest'anno. Ovviamente poi spulciando per bene ho valutato l'ipotesi di inserirlo. Alla fine ce l'ha fatta, non mi ha lasciato poi
questa voglia incredibile di leggere altre sue cose, ma non perché non mi sia piaciuto questo romanzo, ma perché non sono sicura sia esattamente il mio genere. Poi, se capiterà, lo farò volentieri. Diciamo che in campo giallo, in un anno che ho letto, in cui ho letto veramente poche detective stories, ha soddisfatto quella mia voglia di leggere qualcosa in quel circolo. Se, diciamo, vi piace come tipologia di autore, magari avete letto le sue cose più importanti e siete indecisi se provare o no al primo, perché ha una nomea comunque di essere un titolo minore, più un esperimento per poi tentare qualcosa di più grande, di più ambizioso, devo dire che tutto sommato, secondo me, vale la pena di darci un'occhiata. Alla posizione numero 7 non ho il cartaceo, quindi faremo apparire di nuovo qui la copertina di Territory of Light di Yuko. Sì, Yuko Tsushima. È un'autrice giapponese che è morta nel 2016 e che sta avendo un certo revival nelle nazioni anglosassone americane. E io ci metterei una discreta somma di denaro che prima o poi vedremo arrivare anche in Italia. Un qualcosa sullo stile la collana di edizioni O dedicate al Giappone. Perché, ahimè, è una scrittrice giapponese che corrisponde un po' con lo stereotipo della letteratura nipponica in Italia, cioè delicatissima e sensibile. Il libro mi è molto piaciuto. È la storia di questa. È un libro molto breve, classico giapponese, che in 100-150 pagine te la porta a casa. E un classico giapponese come stile vecchio stile, cioè una quotidianità in cui non sembra succedere niente, ma il punto è la lenta evoluzione da punto A a punto B. Il punto A è una donna con una bambina piccola che si ritrova a divorziare dal marito e a cercarsi un appartamento da sola, un appartamento che è territorio della luce, come dal titolo, perché è esposto a sud e quindi è super luminoso. Il punto B è quando lei veramente, passando attraverso una serie di prove, attraverso una serie di momenti apparentemente insignificanti, ma in realtà molto importanti, realizza di essere di nuovo un individuo, se stessa, da sola, ma in senso positivo, e comincia a togliere la sua vita dallo stato di pausa in cui l'aveva messa, tipo mi parcheggio lì con la bambina e vado avanti, e a ripensarsi in positivo. Sotto questo punto di vista, mi è molto piaciuto lo stile molto bello, molto giapponese classico del Novecento. Se non ricordo male, è uscito nel tipo 70, negli anni 70, fine anni 70, e credo sia uno degli ultimissimi romanzi di un certo peso tradotti in Occidente, usciti prima della rivoluzione degli anni 80, quando arrivano i due Murakami, Mi, soprattutto Ryu, e scompigliano per sempre la letteratura giapponese. Mi è piaciuto, è delicatissimo, come amano dire lettori di letteratura nipponica riguardo la produzione sollevante, ma è un delicatissimo con una sostanza. Invece negli anni passati ne ho letti parecchi molto delicati, ma nel senso di insipidini, senza sapore. E secondo me verrà tradotto prima o poi, anche perché io l'ho letto nella prima uscita di una piccola casa editrice, ma poi è già passato su Penguin Contemporary e quindi secondo me prima o poi arriverà. Mi ha molto stupito e incuriosito il fatto che assomigli molto al club dei divorziati, mi pare sia tradotto in italiano, Ricon Club, che è questo manga in due volumi strepitoso di Kazuo Kamimura, che racconta, quello è molto più salace, molto più pungente, però ci sono tante scene che ricorrono in entrambi il lavoro di una donna divorziata con una figlia piccola che gestisce per sbarcare il lunario questo club in cui si beve, si fa conversazione. Ci sono queste donne tutte divorziate che lavorano come hostess, non necessariamente come prostitute, solo per far compagnia. Anche quello è uscito in quegli anni e secondo me rende molto bene l'accostamento di queste due opere. Lo spirito di quel tempo in cui cominciano a diffondersi i divorzi, ma per le donne che riescono a ottenere il divorzio ci sono tante difficoltà economiche e pregiudizio sociale. In entrambe c'è la figura della madre, della protagonista, il rapporto con la figlia che diventa burrascoso anche un po' per quello che è successo col divorzio. Una lettura che ha delle sue peculiarità, delle sue forze. Sicuramente vorrei leggere altro di questa autrice. Se non arriverà in italiano, me lo procurerò in inglese, dato che stanno uscendo parecchie sue cose. Poi, alla posizione numero 6, sì, questo ho il cartaceo, anzi ho i cartacei perché
fatto curioso, fino all'ultimo sono rimasta indecisa non se mettere Elena Ferrante in classifica, ma quale Elena Ferrante mettere. Infatti nella foto che metterò su Instagram, quella di presentazione, sapete, quella tutta carina in cui tieni tutti i volumi e fai tutta la descrizioncina e tagli tutti gli editori, ho messo La vita bugiarda degli adulti, ma poi ho deciso che era più rappresentativo L'invenzione occasionale. Non che sia migliore di quello, però mi è piaciuto di più, come vi dicevo all'inizio. Perché? Perché questa è una raccolta di 52 editoriali che Elena Ferrante ha scritto per il Guardian. Il famoso giornale inglese l'ha contattata e gli ha detto: ti va di curare questa rubrica? E lei ha detto sì, ma a due condizioni. Uno, mi date voi i temi. Due, deve avere un periodo di tempo ben definito. Noi gli hanno detto, ok, un anno, una settimana, 52 pezzi. Qui c'è anche un'introduzione in più, quindi 53. Sono veramente scritti che durano una paginetta e mezzo, tutti con le loro illustrazioncine. E mi hanno colpito perché, diciamo, risolvono quel desiderio molto egoistico e anche un po' becero, che però provo, di entrare un po' di più in intimità con Elena Ferrante, che dato l'anonimato, sì, ti puoi immaginare, ma vorresti sapere di più di lei come persona, soprattutto per l'acume, l'introspezione e il pessimismo cosmico che dimostra nei suoi romanzi. E diciamo, questo è il volume ideale per fare questa cosa. Qui, ovviamente in maniera molto controllata, ma abbastanza diretta, emerge una pletora di persone dietro la maschera di Elena Ferrante. Cioè Elena Ferrante donna, madre, figlia, amante, moglie, cinefila, che cita Solaris, lettrice anche di fantascienza, insonne, donna che fatica a smettere di fumare, vizi, virtù, prosaici ma anche terribili e esistenziali, e dimostra secondo me la sua grande capacità che ne dica l'establishment letterario italiano, è tanto amata all'estero quanto odiata o invidiata rosicamente, barbaramente dall'establishment letterario italiano, quando io trovo che lei abbia la grande capacità, poi possiamo decidere quanto è brava, quanto è letteraria, però ha l'indubbia capacità da un tema generale come, non so, le confessioni, le novità letterarie, quando sei di pessimo umore, il malessere, il piacere di conoscere e apprendere, l'insonnia, le dipendenze, la scrittura, l'amicizia tra donne, il racconto maschile del sesso, l'interpunzione, cioè tutti argomenti piuttosto banali. Lei tira fuori questa paginetta magari partendo dalla sua vita, dal suo rapporto con le sue amiche, con le sue figlie. Sembra una banalità e poi zac, ogni volta arriva quella riga, quell'inciso di enorme chiarezza, a volte di un'incisività a cui io magari non ero mai arrivata, in così poche righe lascia sempre un'incisione precisa e netta, e per questo mi è molto piaciuto. Poi ovviamente si legge con grande facilità, può essere un ottimo modo per riprendere a leggere, per riprendersi dal fatto che adesso è appena uscito un nuovo romanzo, quindi chissà quando vedremo il prossimo. Insomma, mi è molto piaciuto, mi è molto garbato, e soprattutto finalmente mi ha donato un po' di intimità con Elena Ferrante, e di questo gli sono molto grata. Poi, libro successivo, mi sono già dimenticata a che posizione siamo arrivati. Ok, questa era la 6, la 5 non ce l'ho, e quindi farò apparire qui quello che secondo me è stato uno dei migliori libri di genere letti quest'anno, forse il migliore insieme al secondo di Baru Cormorant, però quello è molto settoriale, quindi ho deciso di non includerlo, e ho deciso di mettere invece This is how you lose the time war di Max Gladstone e com'è che si chiama lei? Hamal El Mohtar. È un libro scritto a quattro mani, una novella in realtà, è già stata annunciata per Oscar Vault, quindi per Mondadori, quindi probabilmente se vi incuriosisco lo potete leggere a breve, ed è deliziosa. È chiaramente un titolo pubblicato da Saga Press, che è questa casa editrice molto indie, che ha la capacità incredibile ogni volta che apri un suo libro di leggere qualcosa di unico, di fresco, di mai visto, e questo vale in particolare per questo titolo. La storia è quella di, diciamo, due fazioni, una a base organica, biologica,
fissata con le piante, le radici, la guerra batteriologica, e l'altra tutto super cyberpunk, con gli automi, le intelligenze artificiali, gli androidi, i robot che combattono, che si combattono per il predominio dell'universo, risalendo la treccia del tempo, così viene detto, e praticamente facendo avanti e indietro del tempo in modo da mettersi i bastoni tra le ruote, l'uno nei piani dell'altro, continuando a variare il presente, variando il passato e il futuro. Due nemiche, una che appartiene a una fazione e una che appartiene all'altra, cominciano ad addocchiarsi in varie linee temporali fino a conoscersi e, diciamo, attraverso la conoscenza della nemesi, innanzitutto imparano ad apprezzarla e poi imparano a porsi una domanda sulla loro adesione a critica alla loro fazione. Finché le due cominciano a muoversi in autonomia nelle linee temporali, scopriamo che in realtà a un certo punto sono entrambe presenti in punti diversi del passato, presente e futuro nello stesso momento, ed è gestito molto bene. Innanzitutto un applauso al fatto che non è stato stiracchiato in un romanzo, perché il world building c'è, è bello, è poetico, anche la lingua utilizzata è molto poetica, queste immagini bellissime, queste immagini prese dalla flora, dalla fauna, però finisce proprio quando l'incasinamento dei viaggi del tempo lo stava ancora tenendo per i capelli, a proposito di trecce del tempo, ma potrebbe scivolargli da un momento all'altro. Quindi ottima la lunghezza scelta. Poi è una bella trama. Diciamo, una delle tematiche di quest'anno SFF, di cui vi parlavo anche prima, è qui è gestita bene, non insistita per forza, e poi è molto bello, mi ha ricordato un po', non c'entra niente, ma passatemi questo parallelo, The Fountain of Life, The Tree of Life, come si chiama quel film di Darren Aronofsky con Hugh Jackman, che è stato odiatissimo all'uscita e poi invece è diventato un piccolo cult, per come mette insieme morte e rinascita e crei un continuum che diventa il tempo, molto bello, molto poetico, mi è piaciuto un sacco. L'unica cosa è che, ahimè, è ancora una volta quel tipologia di fantascienza che è un fondale, il punto in realtà non è mai né la scienza né la fantascienza né la visione del futuro, diciamo che viene utilizzato questo sfondo futuristico in cui si viaggia nel tempo per dire qualcosa d'altro. Però è davvero una grande bella novella, quando uscirà ve la straconsiglio se vi intriga come idea, se non siete contrari, ecco. Questa era la posizione numero 5 e alla posizione sto andando proprio braccio così. Numero 4 c'è un libro di cui sicuramente non avete sentito parlare, specie se passate spesso su questo canale, perché diciamoci la verità, io ho passato, perché c'è quest'altro, vabbè, io ho passato il 2019 a recensire La trilogia della luna di Ian McDonagh. Non esagero dicendo che credo di aver scritto una decina di recensioni tra una cosa e l'altra, dei tre volumi separati, dei volumone insieme che è questo che è uscito per Oscar Volt, è uscita anche una che è una graphic novel, una novella spin-off, prequel, decidete voi. Anche quella l'ho recensita qui sul canale, sì, anche qui sul canale nel video Libri Lunari, quindi per me è stato un po' l'anno di Ian McDonagh. A me capita raramente di leggere lo stesso anno più libri di un autore, perché mi piace molto variare, perché ho tanti filoni, tante serie, tante curiosità a cui star dietro. Quest'anno ho letto due romanzi di Ian McDonagh e una novella. Sono stata contentissima, lui si conferma un grande scrittore di genere, nel senso più autentico del termine, del genere che piace a me, cioè che mette al centro la fantascienza. Lui è un grande tester, una persona che testa delle idee visionarie utilizzando il futuro come piattaforma per metterle alla prova, e quindi ha queste visioni futuribili in cui mette alla prova costrutti societari, economici, porta avanti, ma in maniera fisicamente e chimicamente rigorosa, idee per appunto colonizzare la luna. E voi direte, sì, ma ce n'hai già parlato della trilogia della luna. Ho deciso, dato che quest'anno ho letto questi tre volumi, di sceglierne uno, e ho scelto, pensavo di averlo tirato fuori in volume singolo, Luna piena. Tra l'altro notiamo che questa volta è a fuoco, mentre quando ho fatto la recensione singola dei tre volumi della trilogia ero sempre fuori fuoco.
Ho scelto il secondo volume perché quest'anno ho letto il secondo e il terzo. C'è forse il passaggio più bello letto quest'anno in un libro, ovvero, senza fare troppi spoiler, l'esperienza di un lunare che, contro ogni probabilità, perché l'esperienza dovrebbe ucciderlo e quasi ce la fa, arriva sulla Terra e da lì ha esperienze della Terra e ha queste reazioni che provano la capacità di Ian McDonald di immergersi nel suo world building, che è incredibile. Cioè, questi altri libri di cui vi ho parlato prima non hanno assolutamente world building a questo livello. Per esempio, lui è spaventato dalla sabbia, perché sulla luna la polvere lunare, se tu la percepisci, è mortale. Se tu la ingerisci, se tu significa che la tuta non è appesa a stagna, poi è ovunque, è odiosa, e per lui la sabbia è terribile perché è il solo concetto. E poi dalla terra vede la luna, che è una cosa che nessun nato sulla luna ha mai fatto, e lì ci sono delle pagine davvero incredibili. Io ve lo straconsiglio. Tra l'altro vi posso dire, rispetto a quando ho fatto il video, l'ho fatto leggere a parecchie persone che non sono assolutamente del giro, che sono state, diciamo, circuite, ipnotizzate, sedotte dall'idea di io che ne parlavo continuamente, e al di là del fatto di non essere maleducati e dire no, guarda, mi ha fatto schifo, è piaciuto. Cioè, tutti sono arrivati alla fine dei 3 volumi. È veramente una grande prova. Non la migliore di McDonald's, lui ha delle robe strepitose rispetto a questa, ma la più accessibile, più commerciale, ma con grandi idee. Io veramente torno a straconsigliarlo. Mi è spiaciuto un po' che Oscar Wilde puntasse su altri volumi da mandare in giro per BookTube e Bookstagram e non su questo, perché magari non ha quell'appeal dello young adult facile, fantasy, con i regni e le mappe iniziali. A parte che anche qui c'è la mappa iniziale della luna, quindi di cosa stiamo parlando. Però questo è strepitoso, è una delle cose migliori che hanno fatto uscire quest'anno. E io dei loro volumoni, Ancilla di Justice, Binti, li ho letti quasi tutti, ma questo è... Dai, lo dico, è il migliore, almeno tra quelli che io ho letto. Fatta questa parentesi spottone, Ian, se torni in Italia mi devi almeno un'altra intervista, te lo dico. Buona. Fatto. Poi, finita questa parentesi, vi parlo di L'uomo del censimento, China Mievol, cioè è proprio l'ovvietà di chi legge letteratura di genere. È stato pubblicato, e grande grazie a Zona 42 per aver portato questa novella in Italia. China Mievol è un autore teoricamente famosissimo, cioè entra nella classifica dei più venduti del New York Times, ma su questo canale trovate svariati video in cui io parlo dei suoi libri e comincio così, teoricamente famosissimo, ma in realtà al di fuori del giro dei fattori in Italia non lo conosce nessuno. Probabilmente L'uomo del censimento non è il miglior titolo da cui cominciare. Lui è un autore di una letterarietà squisita, di una capacità di costruzione di mondi che anche qui quei romanzi fantastici che sono andati molto quest'anno, cioè, non sembrano rientrare neanche nella stessa tipologia, nello stesso genere. È capace di idee ardite, è molto complesso, non complicato, però diciamo che non ti tiene per mano e che è estremamente esigente con quello che leggi. I suoi capolavori sono altri. Questo è stato descritto come un libro minore e non, se non compiuto, non, come si può dire, pienamente riuscito. Io trovo che sia volutamente più intimo, più piccolo, più raccolto, però più che confuso lo trovo complesso e volutamente ambiguo, e mo' vi dico di cosa parla. Allora, innanzitutto una scena di apertura strepitosa, una delle scene più memorabili che ho letto quest'anno. Ci sono i membri di una città, gli abitanti, che vedono una nuvoletta di polvere che si alza in lontananza. La nuvoletta man mano si avvicina ed è un bambino che abita sulla montagna, che corre, piange disperato con le mani davanti a sé. E arriva, è convinto che le sue mani siano sporche di sangue, ma non lo sono, e dice: mio padre ha ucciso mia madre. No, mio padre e mia madre hanno ucciso qualcun altro. E poi va in confusione, e da questa confusione nasce L'uomo del censimento, ovvero The Census Taker, che è la novella di questo ragazzino che, quando torna a casa, non trova più la madre, è costretto a vivere col padre, che lui in qualche modo è sicuro abbia fatto qualcosa di brutto. Si ricorda anche la soffitta piena di sangue, però i suoi ricordi non combaciano con la realtà. E il libro non risolve mai completamente questa storia, ma approfondisce la vita di questo padre, della madre, e
di questa percezione del ragazzino di quello che succede. Capisce che gli tengono nascosto qualcosa, ma non sa dire esattamente cosa. Contiamo che poi il libro è scritto da ragazzino, ma da adulto, in un'altra città, sorvegliato da quelle che sembrano guardie che lo tengano in arresto, e con qualcuno che gli dice che nella sua vita dovrà scrivere 3 scritti. Quello che noi leggiamo è lo scritto che attraverso la finzione racconta la verità. Sembra molto complicato, lo è, però è anche molto suggestivo, nel senso che crea suggestioni e immagini. Si può leggere semplicemente da sole, forse non è il libro migliore con cui partire a leggere China Mirror, però forse sì, perché gli altri sono tutti molto più impegnativi da leggere, sia per mole di pagine sia per grandiosità di idee, mentre questo è molto contenuto, molto raccolto, sicuramente weird. Fino a un certo punto sembra assolutamente realistico. Poi si scopre che il padre costruisce delle chiavi che sono in grado di esaudire dei desideri brutti, tendenzialmente, che è un esule di un'altra terra. E poi andiamo in questa città, perché loro vivono tipo sul cucuzzolo della montagna, sulla penultima casa, e vedono pochissimo la gente, e pare che questo sia voluto dal padre. Poi c'è un baratro dentro la montagna in cui il padre getta delle cose, ci sono questi clienti che il bambino non vede mai ma sente, è tutto molto misterioso, però non è quel misterioso fuffa che non ha senso, è un misterioso in cui c'è l'impossibilità di scoprire la verità e di raccontare la propria verità se non attraverso la finzione. E per invece i lettori di lunga data di China Mirror, a un certo punto viene un sospetto che lui ha detto di no, ma che è chiaramente sì, perché è come quella merdaccia di Richard Morgan che dice no, assolutamente, la mia trilogia fantasy e la mia trilogia fantascientifica non sono ambientate nello stesso posto, e invece sì, Richard, è inutile che fai finta. E anche qui ci sono parecchi indizi, che però devi essere veramente un fattone di China Mirror per cogliere, oppure basta leggere un post di un super fan che ha raccolto tutti gli indizi, se mi ricordo, se lo ritrovo ve lo linko nella descrizione, e si capisce che siamo non in un nuovo mondo, ma in un angolo dimenticato e periferico di un mondo già ampiamente esplorato dall'autore. È molto bello, ha veramente queste immagini incredibili, e ci vuole parecchio per arrivare a capire chi è l'uomo del censimento, cioè chi è, per vedere dove entrare in scena, per capire chi sia, si può aprire il dibattito. Io lo trovo un libro meraviglioso. Poi se la gente, come dico sempre, mi dice che è grande arte, i sogni fuffa di Murakami, a sto punto cose che se capisce non si capisce, per cose che se capisce non si capisce, molto meglio China Mirror. Insomma, mi ha veramente conquistato. Un po' sentivo che era nelle mie corde, ma ha superato le mie più rose aspettative. E poi mancano gli ultimi 2 volumi. Opla! Seconda posizione, ritroviamo un autore giapponese, anzi un'autrice, e questa per me è stata una sorpresa incredibile. Non perché non la conoscessi, anzi è una delle mie autrici in assoluto preferite di sempre, ed è Enchi Fumiko, o Fumiko Enchi, perché adesso stiamo cambiando tutte, invertendo tutti gli ordini dei nomi, pubblicata da Safara Editore con Namamiko, l'inganno del sciamane. Su questo non mi dilungo, le ultime parole famose, perché ne farò sicuramente un video dedicato. Lei è un'autrice che io adoro, e questo libro forse non è il migliore ancora una volta da cui cominciare, però contate che è una sorta di riscrittura di un monogatari, cioè la raccolta di storie, il racconto classico della letteratura giapponese del periodo Heian, che è il periodo risplendente, un po' come il nostro rinascimento. Ed è questa riscrittura che mette al centro le figure in ombra, cioè le donne, e da una parte lasciando la loro idealizzazione, ma mettendole al centro, dall'altra affiancandole a figure molto carnali, molto reali, in questo caso le sciamane, l'inganno delle sciamane e le sciamane del titolo. Si ritrovano un po' tutti i suoi temi cardine, la contrapposizione tra donne, a diversi livelli di potere, ma tutte e due, ma a tutti i livelli, ma in ogni caso, anche se una è più potente dell'altra, sono tutte succubi delle decisioni di uomini deboli o di uomini diabolici, di uomini malvagi, e la possessione spiritica, in questo caso sciamanica, come, diciamo, pulsione causata dal reprimere le proprie vere intenzioni e i propri desideri, che ha questo sbocco improvviso in questa possessione,
e ha anche una sorta di risoluzione. Mi è piaciuto moltissimo, poi c'è quella sottile allure erotica che c'è sempre nei suoi libri, lei scrive benissimo, e soprattutto questo tipologia di operazioni che adesso è molto di moda, cioè pensate per esempio a Circe, pensate anche alle piccole donne di Greta Gerwig, fanno tutta questa cosa, no? Una riscrittura più femminista, più moderna, così lei lo faceva negli anni 60, mamma Inci quanto ti voglio bene. E se siete feticisti dei capelli, cioè il fil rouge di questo libro è quanto sono fighi i capelli della protagonista, ci sono montagne di descrizioni, io in delirio, anche perché poi vengono utilizzati come tenda, come oggetto erotico, come ricordo, come feticcio da parte di persone che non ne dovrebbero, insomma, bellissimo, ma non solo sotto quel punto di vista. Ah, e poi grandissima sa fare editore, che tra l'altro ha ristampato anche un altro libro dell'autrice che mi piace molto, ovvero Onnazaka. Perché allora, la traduzione di questo, mi sono dovuta fare gli schemini perché a un certo punto mi stavo perdendo. La traduzione di questo libro deve essere stata un incubo perché ricostruisce in alcuni passaggi il giapponese antico, quindi complimenti a Paola Scolaverza. E poi c'è una prefazione di Giorgio Amitrano e una postfazione di, adesso vi dico chi, no, non la trovo, Daniela Moro. E sono prefazioni, postfazioni perfette, cioè non quelle cose ombelicali in cui il grande autore ci fa vedere quanto è figo, no, cose utili che spiegano, che contestualizzano, perché non è un testo semplice da affrontare se non hai la più vaga idea di chi sia Enci Fumico, di che cosa parli, di che cosa sia un Monogatari. Sono proprio utili, ficcanti, pregnanti, anche un po' da recensioni che ti spiegano i pro e i contro di questa operazione. Insomma, veramente un'edizione bellissima che aggiunge qualità a un libro che già ho adorato. E infine, chiudiamo con un altro autore di cui non parlo mai in questi listoni, ovvero il mio amato John le Carré con The Little Drummer Girl, ovvero La Tamburina, ovvero sì, il libro da cui è tratta quella serie TV con cui vi ho sfrantumato le scatole qualche tempo fa. È bellissimo. Anche di questo vi voglio parlare con calma. L'ho letto mesi fa, perché l'ho letto ad agosto, ma ho nella mente ancora una quantità di punti di cui vorrei parlare. È complesso. E voi direte, beh, non mi fa venire voglia di leggerlo, ma non è quel complesso. Allora, il libro ha questa mole. È scritto con un carattere minuscolo, ci vuole parecchio per leggerlo. Mentre lo stavo leggendo, raccontavo l'inizio a una mia conoscente dicendole: guarda, le prime 60 pagine raccontano tutte di un personaggio che non ha particolari poteri all'interno della scala gerarchica in Germania, perché è ambientato in varie nazioni il libro, e non è centrale nell'economia del romanzo. E si commentava il fatto che difficilmente oggi pubblicherebbero un romanzo così, ma anche lo scriverebbero. Non è che oggi non si scrivano Tomazzi, perché di 700 pagine passa, vive la narrativa, soprattutto di genere, ma anche nel cinema i film si allungano, le serie televisive si allungano, ma tutto il di più è utilizzato per mettere più dettagli dedicati ai fan, cioè cose che non sono rilevanti, perché le cose rilevanti le hai già dette, è un orpello, mentre qui il livello di dettaglio è assolutamente maniacale, ma il punto è avere una visione di insieme pienissima e più completa possibile di cosa? Di un'operazione pensata da, diciamo, una squadra più o meno autorizzata dall'intelligence israeliana, cioè sono del Mossad, però diciamo non sono neanche quelli ufficiali, sono quelli che si chiamano quando si fanno le cose un po' sporche, che sono sulle tracce di un bombarolo palestinese che ha cominciato a colpire in Europa per attrarre l'attenzione. E diciamo il master of puppet di questo film, Puppets, che è Kurz. Tra l'altro tutti hanno vari nomi perché hanno varie identità, quindi serve uno schemino. Da qualche parte un post-it con tutti i nomi perché sennò non se ne esce. Il mio consiglio, se volete leggerlo, guardatevi prima la serie televisiva, così seguite, perché tanto la serie televisiva è bellissima, ma il libro è talmente ricco che non ci perde. Anzi, siete aiutati nel seguire questo libro. Comunque, Kurz e la sua squadra operano in Europa e mettono insieme un'incredibile trappola per trovare questo bombarolo che fa una vita molto ascetica e prudentissimo ed è difficile da individuare. La trappola prevede che a fare da esca sia una giovane ragazza di nome Charlie, che fa l'attrice squattrinata,
è di origine estrazione borghese ma se ne vergogna e per questo ha un'anima ostentatamente bohemienne, cioè si droga, cioè gira con questi attori scaccioni in giro per l'Europa, e cioè ha idee politiche super di sinistra che sbandiera i 420, anche se poi è succube di un uomo che è violento. È un personaggio molto contraddittorio. E lei viene tirata dentro, notiamo che lei teoricamente parteggerebbe, diciamo, come ideale politico più per i palestinesi, viene tirata dentro e manovrata in modo terribile, ma rimane la protagonista ed è il primo libro di questo genere, di spionaggio, di thriller politico, così, in cui la protagonista è una donna. E quindi quando io leggo le recensioni su Amazon di gente che dice è misogino perché lei viene manipolata, mi viene a mettere le mani nei capelli, perché è esattamente questo il motivo per cui non sono incisive certe badass protagoniste che fanno tutto loro, sono super forti e nessuno gli mette piedi in testa, perché esiste un contesto e il contesto in cui è ambientato il libro è un contesto in cui una persona giovane, in cui si respira tantissima politica, ci sono tanti attentati, la politica è centrale a differenza degli anni successivi 80. Il libro è stato scritto nel 1980 se non ricordo male, ma si riferisce a qualche anno prima, però c'è una nuova generazione che non ha vissuto la guerra mondiale e non ha vissuto in prima istanza i primi conflitti tra israeliani e palestinesi che hanno dato il via a tutto il casino della striscia di Gaza. E quindi nel libro si alternano tra generazioni. La generazione che ha fatto la guerra, che ha fatto tutti questi conflitti nel caso degli israeliani e dei palestinesi, e che ha vissuto un milione di vite, ha vissuto privazioni terribili. Lo stesso Kurz ha episodi drammatici riguardanti i campi di concentramento. È stato trattato di merda dagli inglesi, a cui adesso deve andare a leccare il culo per poter arruolare Charlie. E si ritrova in una Germania in cui c'è questa terza generazione, diciamo, che ha vagamente presente quello che è successo in campi di concentramento, perché contate che la memoria dell'olocausto è diventata centrale, importante e conosciuta da tutti nel tempo. Qui invece c'è tutta una generazione tedesca che non si rende conto del proprio antisemitismo di ritorno. Il problema è tutt'altro che risolto. E in mezzo c'è la generazione che è cresciuto con l'idealismo eroico della prima generazione che ha fatto la guerra e è stato consumato dal tentativo di portare avanti questa guerra di intelligence, di terrorismo, di controterrorismo, che è il personaggio di Cady, anche lui bellissimo. Su tutti svetta però Charlie, che riesce a mantenere, a tenere in mano qualche frammento della sua identità che viene distrutta da questa guerra, perché lei finisce su entrambi i fronti, su uno come spia, tra l'altro su quello a cui lei vorrebbe rivolgersi, viene manovrata da tutti, ne subisce di ogni, ma ne esce ovviamente con una maggiore consapevolezza, ovviamente sconfitta, ma capace di avere anche ancora una sua individualità e di rimanere fedele a un qualcosa, a un concetto, e a non arrendersi al fatto di stare con una delle fazioni che sono sostanzialmente identiche. È quello il punto di John le Carré grande, rimanere fedele a se stessa, al proprio sentimento, ecco, mettiamola così. E poi è drammatico leggere tutto questo libro e vedere quanto in realtà escano tutti sconfitti, i palestinesi, gli israeliani, che lottano per le stesse cose su fronti diversi e scendendo a stessi terribili compromessi. In realtà il vero vincitore è una politica disgustosa dietro le quinte di potere, che anche il piano più folle, macchinoso e Bossad cerca di arginare con un'alternativa, perché l'alternativa è bombardare tutto, uccidere tutti, utilizzare la forza militare superiore di Israele. È un libro raggelante, poi io non oso immaginare cosa abbia voluto dire leggere questo libro negli anni 80. Mi dicevano i miei genitori quando gli ho detto sto leggendo la Tamburina, che all'epoca fece scalpore la parte in cui Charlie va nei campi di addestramento pensati per chi poi sarebbe tornato in Europa a fare il militante. Fece scalpore che comunque una persona che faceva parte dell'establishment politico delle classi più alte inglesi presentasse sullo stesso piano il Mossad e
il fronte di Hamas, il fronte palestinese per la liberazione. Tra l'altro all'inizio c'è una nota che chiarisce tutto. Joe Le Carré ringrazia gli amici palestinesi che l'hanno aiutato a costruire quella parte, a documentarsi, e gli amici delle alte sfere israeliane che inconsapevolmente l'hanno aiutato a far vedere tutto il marcio del Mossad di quegli anni. È un libro strepitoso, veramente eccezionale. Tra l'altro, cioè, a questo punto Joe Le Carré aveva già 20 anni di carriera. Lui poteva continuare a scriversi le sue cose, i suoi due capolavori ce l'aveva, finché aprì lo Sword e Spy, cioè La Talpa e La Spia che viene dal freddo. E invece cambia tutto, si prende dei rischi enormi, mette al centro una donna e crea questo libro incendiario che all'epoca ha venduto tantissimo. E mi dispiace molto, Mail, vedere come sta rimanendo un po' nel secolo scorso. Mi sembra un po' che la complessità che cerchiamo è nei dettagli per i fan e non nella complessità delle portate avanti. Comunque un libro incredibile, sicuramente il migliore letto quest'anno. Tra l'altro di Joe Le Carré ho letto un altro romanzo che è minore nella sua proiezione, però è davvero bello, che si intitola Lo specchio delle spie, mi pare in italiano, The Looking Glass War, ed è forse il suo romanzo più nichilista, cioè diciamo Voglia di vivere, Joe Le Carré, due insiemi che raramente si toccano. E si conclude qui dopo non so quanti mille minuti, e questa volta l'ho detto, sarò sintetica e breve, misteriosa ed esotica, ma quando mai. Spero di avervi fatto scoprire qualche titolo che vi possa interessare, che vi possa intrigare, che magari possiate leggere e apprezzare e farlo finire nel vostro listone dell'anno prossimo. Dovrebbe arrivare a breve, non so quanto breve, però arriverà, anche a costo di farlo uscire a giugno, il video sui film. Vi ricordo come sempre che trovate gli aggiornamenti qui sul canale e sul blog di Gerundio Presente. Ci ritroveremo presto. Ah, una cosa che volevo dire per i pochi che sono arrivati fin qui: girerò, sì, perché me l'hanno chiesto in parecchi, l'aggiornamento dello spreadsheet con la versione del 2020. Tempo di metterla nei listoni, arriva anche quello. E direi che è davvero tutto. Mi sposto nel caso debbano apparire anteprime di video vari ed eventuali. Trovate in descrizione la playlist con tutti i listoni degli anni passati, se avete bisogno di ulteriori consigli per gli acquisti per le letture. E ci rivediamo prestissimo, sempre qui sul canale Gerundio Presente. A presto, da Elisa.